Siamo nel pieno della festa, 165 anni dopo, una festa che proprio si palpa nelle sensazioni e nelle emozioni. Sindaco Enzo Ferrandino, allora è bello essere qui, ma partiamo proprio dalla fine, le sensazioni che si provano. Sono belle sensazioni, sono forti emozioni. Vedere un contesto come quello del porto, libero da tutte le imbarcazioni, da tutte le navi, è bello perché con la mente si fa un salto nel passato di 165 anni e in qualche maniera stasera stiamo sanando un incidente della storia, perché la storia ci ha insegnato che 165 anni fa i decurioni, ossia gli amministratori del tempo, non condivisero la scelta lungimirante del re Ferdinando II, che decise di aprire il porto, e loro non festeggiarono. Invece noi stiamo cercando di sanare quel momento di tensione, perché poi i risultati positivi si sono visti, c'è stato un grande sviluppo per la nostra isola grazie al porto. Oggi invece l'impegno per i decurioni attuali è quella di responsabilizzare e razionalizzare l'uso di un'infrastruttura come questa, ed è quello che noi stiamo facendo, abbiamo iniziato a fare già da tempo con il sostegno di tutta l'amministrazione, proprio per conservare per quanto più tempo è possibile la bellezza di questo spettacolo e stasera, di cui stasera curiamo tutti. Ci torniamo tra poco, sindaco, però voglio ascoltare anche, e lo ringrazio, il vice sindaco Di Vaio, proprio nelle sensazioni e nelle emozioni di cui sopra. So bene che molto ha profuso il vice sindaco per la realizzazione di questo evento, che sembrava essere minato nelle ultime ore dalla pioggia di stamattina, che ci ha lasciato un attimo interdetti un po' tutti, anche noi altri che non sapevamo cosa decidere di fare per questo evento. Invece alla fine sembra proprio che tutto sia andato per il meglio. Sì, tutto sta andando per il verso giusto, mettiamo le mani avanti in maniera scaramantica, ma insomma il tempo ci ha aiutati, la mattinata si era aperta con un po' d'acqua, ma siamo contenti che il tempo sia migliorato. Le emozioni sono state forti, soprattutto all'ingresso del re, devo dire che è stato un momento bello, emozionante, questo scenario incantevole del porto libero dalle barche fa sempre il suo effetto. L'amministrazione comunale, il sindaco, ha fortemente voluto questa manifestazione. Con le vostre telecamere state testimoniando l'enorme afflusso di persone, di ischitani, ma tantissimi turisti soprattutto, che stanno affollando le zone attigue all'area portuale, per cui siamo estremamente soddisfatti di come stanno andando le cose. Sindaco Ferrandino, questa amministrazione, seguendo una linea anche tracciata dalle precedenti, sta perseguendo nel voler ridare dignità a questo porto. L'ultima scommessa è stata quella di delocalizzare gli imbarchi, poi a sentire i diretti interessati sembra che non sia andata tanto male, giusto per essere un po' più cauti nei giudizi. Questo lascia intendere che oltre al porto, col progetto che avete sulla riva sinistra, un po' tutta l'area portuale sarà ridisegnata nella fruibilità e nella mobilità. Sì, voglio ricordare ai telespettatori che questa amministrazione subito dall'inizio ha messo mano a quelli che erano i temi salienti dell'area portuale, andando a ripristinare la dignità del molo per lo sbarco e l'imbarco dei trasporti veloci, andando a rimuovere le biglietterie che erano sotto al retentore, quindi rilanciando la bellezza di un angolo particolare del porto, oltre che, come dicevi tu, insieme a tutti gli amici dell'amministrazione, ridisegnare un po' questo sistema di bigliettazione e di stiraggio delle auto per l'imbarco, in maniera tale da deflazionare la via di accesso della sommelevata, la via di Asolino, e renderla sempre libera, così come anche il condizionamento e la razionalizzazione del servizio dei taxi, sempre nell'ambito dell'area portuale. Quest'inverno, in autunno, in verità già la procedura è avviata, ci saranno dei lavori per recuperare la bocca vecchia, una parte della bocca vecchia che sarà recuperata dal punto di vista architettonico e paesaggistico, oltre che eventualmente in termini di funzionalità, perché avvicineremo altro spazio per i servizi portuali in maniera tale da razionalizzare la presenza degli NCC all'interno del porto. C'è tanta carne a cuocere che l'amministrazione in maniera compatta sta portando avanti, e sono certo che al termine di questo lavoro difficile, che vede la collaborazione di tanti, ci saranno dei risultati molto positivi.
infatti, beviamoci qui, allora buona festa del porto, ce la godiamo insieme e poi ci vediamo sicuramente nelle altre occasioni. Buonasera. Buonasera. Ciao, buonasera. Buonasera.